Il May 2011 sarà rinnovato. Ci vuoi raccontare, Giordano San Giorgi, quali le novità che sono in programma? Ma diciamo che dopo un percorso che abbiamo avviato insieme all'amministrazione comunale, col sindaco, il vice sindaco e gli assessori deputati ai temi legati al turismo, all'economia e ai giovani, abbiamo concordato di fronte ad alcune riduzioni di bilancio, all'esigenza che ci veniva posta di valorizzare maggiormente il centro storico e anche quella di una verifica delle date, di rilanciare un progetto realizzato dal MEI che tornasse a portare al centro quello che è oggi il nuovo mercato musicale che sta cambiando, cioè la musica live e la musica giovanile, che è stata un po' sempre la mission del MEI. Per cui dal MEI, il MEI presenterà quest'anno un grande progetto a Faenza di una 3 giorni che si terrà dal 23 al 25 settembre, un grande festival della musica emergente in Italia. Un progetto che tra l'altro è stato accolto favorevolissimamente, lo dico perché è proprio tanto l'entusiasmo, da tutti coloro che lavorano nel settore della musica dal vivo legata ai giovani emergenti, e quindi parlo di strutture come Keep On, come Super Club, come Arci Real, come tante altre associazioni che lavorano tutto l'anno intorno alla musica dal vivo, che oggi è il cuore, il centro, a fronte della scomparsa del CD, il cuore, il centro della nuova musica, del futuro dei giovani del nostro paese. Ecco, una delle novità più eclatanti sarà il fatto che il MEI si sposta non più in fiera, ma in centro storico proprio. Diciamo che l'esigenza di fare di Faenza una città della musica, del cuore di Faenza, era un'esigenza che sentivamo da alcuni anni. Questa è l'occasione per fare di Faenza proprio del suo centro storico una città della musica a beneficio dei cittadini, del mondo del commercio, dell'artigianato e di tutto quel settore dell'intrattenimento, di tutto quel settore legato all'intrattenimento ristorativo e ricettivo che ruota intorno al centro storico. Quindi le piazze di Faenza che saranno invase da giovani artisti che faranno 3 giorni di musica e concerti. Esatto, compreso una notte bianca emergente che noi vogliamo confermare mantenendo gli stessi stili e le stesse caratteristiche della notte light. Dai prossimi giorni, quindi, insieme all'amministrazione comunale, ma anche con la cabina di regia che si è già dimostrata interessata, e con tutte le associazioni giovanili, culturali e musicali del territorio, faremo un percorso che ci porterà tutti insieme a lavorare per il bene comune della città, per realizzare quello che è un'evoluzione e un rilancio della manifestazione per tenere la città di Faenza al passo con le nuove musiche del nostro paese.